Allora, visto che c'è già parecchio pubblico, penso che sia una buona abitudine quella di iniziare quasi puntuali, soltanto con 8 minuti di ritardo rispetto all'orario, e questo è un segnale anche di buona politica. Allora, buongiorno a tutti, sono Andrea Nicolello, sono qui in sono qui come direttore editoriale di Ecopolis, che è la testata nata 9 anni fa tale ambiente, l'editore di riferimento dell'ambiente Padova. Siamo una testata, un blog ormai da 9 mesi, ci eravamo soltanto una newsletter settimanale, e come testata giornalistica abbiamo deciso di riprendere sulla questione locale quell'appello che 4 mesi fa, sia a livello locale che a livello nazionale, lanciamo come Lega Ambiente, come insieme di associazioni ambientaliste, candidati dove sono l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la green economy nella campagna elettorale per le politiche di questo 2013. Ci sembrava che in quelle campagne elettorali questi temi fossero molto sottorappresentati. Dopo sappiamo com'è andata, e anche dopo, secondo noi, ovviamente è un giudizio di parte, questi temi che riguardano il nostro futuro, uno scenario possibile di futuro, sono stati poco trattati. Allora, dato che qui a Padova fra poco meno di un anno, fra 11 mesi, si andrà alle elezioni, abbiamo avuto anche la sorpresa di un sindaco chiamato a fare il ministro allo sviluppo, tra l'altro, quindi proprio un ministro centrale rispetto a queste cose. Abbiamo un nuovo sindaco che era vice sindaco, abbiamo deciso di cominciare, e qui lo sottolineo, iniziare un percorso di confronto sulle idee, sui programmi che a noi stanno a cuore. Perché sottolineo un inizio? Perché intanto qui su questo tavolo c'è una scelta, che ovviamente è una scelta soggettiva, che riguarda una parte di schieramento politico. Adesso Martin Gano magari mi tirò le orecchie, perché lui è il Movimento 5 Stelle, è una scelta che noi soggettivamente richiudiamo all'interno della compagine dei riformisti, o comunque di quei partiti, movimenti o cittadini che fanno politica, che sono volti al cambiamento, che sono quindi in uno scenario di modifica del sistema attuale. Sicuramente non ci sono esponenti del centrodestra padovani, lo abbiamo fatto perché a noi sembra che sia a livello nazionale che a livello cittadino il centrodestra finora non abbia assunto il paradigma dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo durevole come paradigma politico delle proprie azioni. Di questo ce ne dispiace, mai dire mai, nel senso che evidentemente anche sollecitazioni da altri partiti della destra europea, che su queste cose sono molto più avanti del nostro partito delle libertà italiane, potrebbero magari fra qualche mese regalarci anche all'interno di quella compagine politica un'attenzione rispetto ai temi dell'ambiente. Comunque, dicevo, questa è la prima iniziativa. Noi siamo un blog di un'associazione, quindi non potevamo non prevedere, lo abbiamo già scritto nel volantino, che un'iniziativa analoga a questa la faremo poi a settembre, proprio cercando di dialogare sui temi dello sviluppo sostenibile e durevole con, ad esempio, il terzo settore, il movimento cooperativistico, le associazioni in generale, chiedendo anche a loro un confronto sui temi, ma chiedendo anche a loro un confronto sugli schieramenti, perché una cosa sicuramente interessante che ci consegna queste elezioni è che probabilmente una vecchia prassi del terzo settore di stare alla finestra e di guardare alla politica magari o costruendo legami magari non dichiarati, oppure cercando di fare soltanto servizi, probabilmente è un modo vecchio di confrontarsi rispetto ai temi centrali che riguardano tutto lo sviluppo del nostro paese, del sistema paese. Analogamente faremo altri confronti, qui sempre nel novero delle compagini della grande madre riformista ci sono delle assenze, non sono a questo tavolo, sono ad esempio in platea, non c'è l'IDV, non c'è quella costola dell'IDV che si è staccata e che adesso in consiglio comunale sta, correggetemi se sbaglio, nel gruppo misto, non ci sono i comunisti italiani, insomma, come dire, l'articolazione della compagine riformista è sicuramente molto ampia, per cui anche mettere tutti attorno a un tavolo diventerà complesso. Abbiamo fatto delle scelte, ovviamente sono scelte opinabili, e quindi vi vado a presentare coloro che sono qui al tavolo. Marina Mancin è consigliere comunale per SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Francesco Fiore
e il portavoce di Padova 2020, ecco, tutti gli altri sapete chi sono, intesi come movimenti politici o partiti. Invece il Padova 2020 forse non tutti sanno cosa sono, lo dico in estrema sintesi: non sono un partito, non sono un movimento, non sono una corrente, sono un programma per le idee da portare alle primarie del centro-sinistra. Ve lo canisce, quindi probabilmente con un proprio candidato costruito, non l'ho partecipato. Ecco. Chi è Rifondazione Comunista lo sapete, lei è la Daniela Ruffini, che è presidente del Consiglio Comunale, oltre che rappresentante in Consiglio Comunale della Rifondazione Comunista e dei comunisti italiani, altra gaffa. Invece sulla, alla mia sinistra, alla vostra destra, Giovanni Maria Martingano, che è da alcuni mesi il portavoce padovano del Movimento 5 Stelle, e all'estrema sinistra, il rappresentante del PD, che è Marco Frascardi, che è il responsabile per le politiche dell'ambiente dei Giovani Democratici padovani. Allora, sul aspettavo, siamo più al centro. Si seguono le battute, e colpa mia che ho su Marco Frascardi, che ringrazio di essere qui, e tra l'altro lui è anche persona competente dal punto di vista delle politiche ambientali, oltre a esserne responsabile all'interno dei Giovani Democratici. Giornalisticamente mi corre l'obbligo a sottolineare che 21 giorni fa noi questo invito in prima battuta lo facemmo a Ivo Rossi, in qualità di vice sindaco, già ovviamente con la notazione che sarebbe diventato sindaco. Poi dopo due settimane lui ci ha fatto sapere che insomma fare il vice sindaco è molto impegnativo, che quindi poteva venirci a fare un saluto, ma poi doveva scappare. Ovviamente ci siamo rivolti al segretario provinciale, il segretario cittadino dei DS, tra l'altro un amico Piero Ruzzante, che ci aveva promesso almeno un passaggio di un'ora per poi andare al matrimonio e farsi sostituire dal responsabile organizzativo cittadino Bettini. Stamattina Bettini mi ha detto che ha un impegno a Venezia. Ecco, allora, con tutto il rispetto, poi sicuramente Marco ci dirà cose interessanti e importanti. Devo dire che giornalisticamente, per un partito che ha qualche problemino di rapporto, di confronto con la base, con la città, con la cosa, lascia a voi, metto i puntini di sospensione, insomma. Allora, come si svolge la mattinata? La mattinata si svolge con queste sei persone, che tra l'altro queste cinque persone che ringrazio di averti dato disponibilità, verranno a loro cinque, sottoporremo quattro domande. Gli chiederemo di essere molto sintetici, noi nelle domande, loro nelle risposte, sei minuti cada uno, su quattro temi che avete visto annunciato in volantino. Io farò una domanda sui temi dell'energia, delle energie rinnovabili e delle risorse ambientali. Poi ci sono altri due redattori di Ecopolis, che sono Lorenzo Cabrelle, che è ingegnere e che da anni segue il settore urbanistico di Legambiente, che fa una domanda invece su urbanistica e consumo di suolo. Dino Pinelli, anche lui redattore di Ecopolis, ricercatore esperto di economia, che farà una domanda invece su green economy, città e bellezza e sviluppo dell'economia verde in città. E poi Lucio Passi, che è il portavoce di Legambiente Padova e quindi è l'editore di riferimento di Ecopolis, che invece si, come Legambiente, farà una domanda su politica partecipazione e anche su una cosa che penso che sia molto importante. Se noi abbiamo deciso di iniziare dagli argomenti, dai temi, dalle priorità, è ovvio che gli schieramenti, le alleanze, e come si vogliono andare a fare le cose che qui si dicono, con chi, è un'altra questione che è molto interessante nel dibattito che ci porterà alle elezioni di qui ai prossimi 10 mesi. Quindi sicuramente la domanda di Lucio Passi verterà più sugli aspetti politici. Bene,